La tecnologia, come tutti sanno, invecchia molto rapidamente e le grandi apparecchiature soffrono di questo invecchiamento al pari di un telefonino, tant'è che lo standard per una risonanza magnetica a livello internazionale è 10 anni. Questa apparecchiatura era in funzione dal 2006-2007 e quindi avere adesso un'apparecchiatura che lavorava meno della produzione richiesta a questo punto ci ha imposto di fare quello che tutti faremmo, cioè un aggiornamento tecnologico, quindi tornare a un futuro che in fondo è un recupero di ciò che è invecchiato e contemporaneamente però è buttare un ponte verso il prossimo quinquennio dove essere all'avanguardia con le tecnologie. Questo ci riporta all'entusiasmo che avevamo nel 2007 con l'acquisizione della nuova risonanza magnetica e però è anche la responsabilità di immaginarsi che questi investimenti sono da portare poi nella pratica quotidiana al servizio dei malati, dei pazienti, detto da medico, degli studenti, detto da docente universitario e non ultimo ovviamente diciamo della scienza, cioè della possibilità di con attività cliniche che sfruttano le conoscenze di base e portare poi all'avanzamento scientifico nella ricerca clinica. Ovviamente tutto è grazie a questa sorta di collaborazione tra chi mette a disposizione le idee e il lavoro e chi consente a noi di finanziarlo, quindi in questo caso Fondazione Compagnia di San Paolo che ha finanziato interamente l'apparecchiatura, insieme all'azienda ospedaliera universitaria che ha finanziato la struttura, l'aggiornamento della struttura indispensabile.